Oh, ha cominciato a registrare. Che roba furbuffa, cosa sta succedendo? Sicuro non si sente un cazzo perché sto parlando basso, però fa niente. E gente di Shitcock, come state? Spero bene. Scusate se guardo di là, sto registrando con il telefono perché la webcam ormai mi fa cacare, mi trovo meglio col telefono, quindi l'anteprima è lì, la camera, l'obiettivo è lì e quindi io non... Scusate, ecco. Allora. Benvenuti in un nuovo video aggiornamento. Come dice Luca, insomma, oggi lo faccio io perché Luca, non lo so, volevo farlo io, volevo semplicemente, paranormal poltrona, volevo semplicemente avvisarvi del fatto che questo sabato, sabato 30 settembre, saremo al Games Week a Fiera Milano Ro, quindi chiunque volesse venire a trovarci, noi siamo lì. Vi consiglio di fare una roba, ovvero passare dai nostri social, li trovate in descrizione, perché magari tipo su Telegram scriviamo guarda siamo lì venite a trovarci, oppure siamo su Instagram a caso, facciamo una diretta con gli iscritti o che cazzo ne so, boh, io non lo so, sto inventando roba. E niente, insomma, questo era quello che volevo dirvi. Il video durerà 1 minuto, finita lì. Facciamo una roba carina, parliamo di qualcosa di interessante. Di qualcosa di interessante, perché Luca di solito cos'è che fa? Dice la notizia, poi se ne va così e poi risalta fuori. Lo faccio anche io, dai, lo faccio anche io. Allora, parliamo di una cosa. Intanto non si vede un cazzo, non c'ho luce. Sono diventato una lampada. Ah, problemi tecnici risolti. In realtà non si vede ancora un cazzo, ma ce ne freghiamo altamente le palle perché mi sono rotto tantissimo di sistemare tutto. Semplicemente volevo parlarvi dell'andazzo del canale, come ha già fatto Luca in precedenza, ma vorrei tipo approfittare del fatto che sto facendo una sorta di mini vlog, non lo so che cazzo sto facendo, però insomma vorrei dire anche io la mia in merito. Allora, cosa succede? Succede questa cosa qua, ossia che ci siamo andati a creare un pubblico che segue principalmente Clash Royale e non tanto quello che facciamo noi. Le visualizzazioni sotto i nostri video, che non sono di appunto Clash Royale, sono nettamente inferiori rispetto a appunto quella tematica lì. Ed è una cosa che scoccia parecchio perché sia io che Luca ci impegniamo veramente tantissimo per fare i video in generale. Beh, Luca, per esempio, quando gioca a Overwatch registra per tutta una sera. Questo vuol dire dalle 9 fino a mezzanotte. Pensate di avere 3 ore di roba registrata da guardare, editare, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto quello che ne consegue, insomma. E poi vedersi 20-30 visualizzazioni. Ora non vi sto facendo la morale perché chiaramente se a voi non interessa Overwatch non dovete guardarla, cioè ci manca. Però comunque mi prude il naso tantissimo. Però la cosa ci... Non dico che ci dà fastidio, ci fa incazzare a bestia. Perché comunque noi il tempo dietro ce lo buttiamo. E perché cazzo li facciamo i video se nessuno se ne incura? Cioè non ci va sinceramente di crescere come un canale di Clash Royale. Perché lo ha già detto anche Luca, non vogliamo diventare come Ciccio Gamer, che 2 milioni di iscritti e 40.000 visualizzazioni su un video che è diverso da Royale. Adesso io sto registrando questo video martedì, lo edito oggi, non so se esce oggi o domani, ma oggi farò la mia prima live su Dragon Ball Xenoverse 2 e sono veramente curioso di vedere come andrà perché non l'ho mai portato sul canale, mi mancava un picchiaduro così a caso. Ho pensato di portarlo sul canale, però questo è uno spoiler. Chi se ne frega, tanto questo video lo guarderanno in 40. Ma vabbè, ho fatto il depresso abbastanza. Noi ci salutiamo, dato che gli stiracchi sono belli. Però per gli amanti di Clash Royale,
C'è una sorpresa, sta arrivando venerdì. Venerdì arriva una sorpresa. Venerdì, Paranormal Brufolino. Sì, insomma, abbiamo pensato proprio di rivoluzionare il canale, in poche parole. E spero che la cosa vi piaccia, perché se no mi sparo un colpo. Perché sì, vado diretto in depressione, mi butto giù dalla finestra e mi mangio il joystick dal Play 4. Ciao! Per me resti comunque sempre un gatto di merda.